Ornella Mazzola, sono una fotografa siciliana che si occupa più di reportage, quindi racconto più la vita delle persone, la storia delle persone. In particolar modo le mie fotografie sono molto dominate dalla figura femminile, da donne, da bambine. Anche la mia terra, la Sicilia, è molto protagonista delle mie storie e delle mie fotografie. Cosa rappresenta per me la fotografia? La fotografia per me è libertà, è il mio modo per connettermi con il mondo, per sentirmi in armonia con il mondo, mi permette di avvicinarmi alle persone, di saziare la mia grande curiosità nei confronti della vita. Sicuramente va di pari passo con la mia vita, con quello che io sono giorno per giorno e mi permette appunto di provare una grande forma di libertà nel farlo. Il progetto di cui vi parlo oggi è Females, che è un racconto a lungo termine sulle donne della mia famiglia in Sicilia. Potete vedere qui, è una raccolta di immagini, appunto, come se fosse un album di famiglia, ormai dura da circa 10 anni, racconta appunto tutte le donne della mia famiglia, dalla più grande alla più piccola, quindi tutte le generazioni e anche tutti i cicli che la famiglia sta affrontando, quindi dalla perdita, la morte, la nascita, tutto ciò che accade in una famiglia nell'arco di 10 anni. Spero ovviamente di continuarlo nel tempo questo lavoro. Sono per lo più immagini molto intime, delicate, sono immagini rubate o anche ritratti posati. Sicuramente emerge la mia emozione, la loro emozione, ma anche sono momenti di sospensione, di calma, di tranquillità. Non ho scelto di raccontare i momenti salienti, ma al contrario di raccontare proprio momenti più quasi silenziosi ed intimi. Potete comunque vedere tutto il lavoro sul mio sito web. Se dovessi dare un consiglio a chi mi sta ascoltando, forse in realtà lo do più a me stessa e poi anche a chi ascolta, direi di affrontare la fotografia, dico a me stessa di affrontare la fotografia senza sovrastrutture, senza troppi pensieri, ma di farlo veramente quasi di pancia, in modo molto naturale, senza perdersi. Per esempio, io non lo vedo come un lavoro, ma lo vedo proprio come una cosa che ho scelto perché era il mio modo di esprimermi e di sentirmi appunto connessa con il mondo. E quindi, se dovessi dare un consiglio, è quello proprio di essere puri, di lasciarsi andare alla purezza.